Grazie Presidente, Assessore e colleghi. Ci spiace constatare che la nostra proposta per lo snellimento delle pratiche sugli abusi, degli abusi minori, presentata al Sindaco e discussa con il Sindaco il 25 aprile, proprio il 25 aprile, giorno della liberazione, e successivamente inviata all'Assessore di competenza, non abbia poi avuto alcun riscontro. Questo perché a nostro avviso poteva essere sì un volano per una risoluzione di gran parte delle pratiche che ancora giacciono. Per completare il quadro già in parte illustrato dall'assessore, stiamo parlando chiaramente di pratiche di condono relative alle tre edizioni, tra virgolette, del condono, quindi la 47 dell'85, la 724 del 94 e infine la 326 del 2003, che superano le 220.000 unità. Di queste, circa 40.000, quindi una porzione comunque interessante, sono ricomprese nelle tipologie di abusi di minore entità, quindi ci siamo concentrati appunto su piccoli abusi. Cosa si intende per minore entità? Le categorie di opere, lo ripetiamo per chi non lo sapesse, afferenti alle tipologie 5, 6, 7 per quanto riguarda le prime due leggi citate, e invece le tipologie 5, 6 della terza e ultima legge. Molto importante notare qui il ruolo che hanno i municipi. Ecco perché nella nostra proposta, e poi si dice che il 5 Stelle non propone mai, c'era un piano dettagliato per rafforzare, in previsione dell'assunzione, delle prossime assunzioni di architetti e ingegneri, le funzioni municipali per lavorare più vicino al territorio, fare una, l'abbiamo definita così, una sanissima esperienza sul campo ai neoassunti, per poi tornare in dipartimento e rafforzare la funzione centralizzata. Ecco, questo, fatta una stima con alcuni esperti del settore, avrebbe comportato una riduzione rapida, parliamo di un triennio, tra il 25 e il 40% delle istanze di condono ancora giacenti, che si traducono in decine, 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 decine di milioni di euro. Concludo con una proposta sul metodo, perché eventualmente può essere ancora recuperata, se non nell'anima di questa delibera, sicuramente nelle modalità operative poi da parte dell'assessore e del sindaco. Il metodo. Noi abbiamo pensato, anche vedendo come sono usciti fuori da problematiche analoghe in altre grandi città in Italia e nel mondo, di un comitato ristretto formato da liberi professionisti, selezionati tramite bando, ma con incarico privo di alcun compenso, escludendo però docenti universitari, presidenti o comunque membri dei consigli di ordini professionali, eccetera, eccetera. Diciamo con un paradigma un po' diverso da quello che per esempio porta alla Costituzione del COCUE, per intenderci. Ma andando appunto a definire con questa sorta di comitato di esperti esterni, insieme agli interni, un modo. Quindi una vera e propria modalità per snellire l'iter del condono. Ecco, noi restiamo convinti che questa sia una proposta valida, non antitetica a quella proposta oggi in delibera, delibera di oggi che però ci vede perplessi per quanto riguarda l'eliminazione dell'ordine cronologico nelle istanze di condono solo per determinate destinazioni d'uso. Questo perché, e ci è stato fatto notare esplicitamente, comporterebbe un'eccessiva discrezionalità amministrativa, visto che appunto parliamo solo di eliminazione dell'ordine cronologico solo per alcune fattispecie, che sono quasi al limite dell'arbitrio. E non ne ravvediamo quindi un vantaggio effettivo per l'intera collettività. Pertanto il nostro voto è contrario. Grazie.